domanda e le rispondo molto semplicemente: ci sono riuscito, nel senso che io ho fatto un dibattito pubblico con il professor Battaglini, responsabile dello stabulario all'Università di Trieste, a Trieste, e ne ho fatto un altro con i protest, i rappresentanti dei protest a Pisa, e in cui c'era anche il dottor Morigoni, tra l'altro. E quindi voglio dire, è vero, però lei dice una cosa anche importante, che per arrivare a questo bisogna sudare, non io naturalmente, ma gli organizzatori, le classiche sette camicie. E un esempio è quello che è successo alla manifestazione del Movimento 5 Stelle a Traversetolo, vicino Parma. Erano previsti gli interventi di quelli di protest e all'ultimo momento si sono defilati, e si sono defilati perché non gli piaceva, tra le altre ragioni, che l'argomento del seminario, dell'incontro, avesse la parola vivisezione nel titolo. Ma beh, che cazzo, quando si invitano i protesti, chi è che si invita? Non ci sono, penso che le figure eccellenti, non si sente voce, si è stato organizzato uno con Garattini. Mi perdoni, io sono una persona, io mi ritengo una persona ignorante. Recentemente era stata organizzata, io c'ero a Verona, c'era la professoressa Cottino, io non so se questa persona è un'emerita scienziata o se è il due di più. Andrebbero invitate ufficialmente le principali cariche della controparte. Guardi, io però le voglio dire una cosa. La sto provocando. No, ma fa bene, però io le voglio dire una cosa. Da un lato, ogni volta che c'è stata la possibilità di dibattere in pubblico con qualcuno della controparte, io non mi sono certo tirato indietro, quindi questo sia chiaro. Però dall'altra, se devo essere proprio onesto, a me piacerebbe che qualcuno avesse il fegato di rispondere a quello che io ho scritto, pubblicandolo addirittura sull'organo dell'Ordine Nazionale Biologi, con un articolo, il primo degli articoli che ci ho pubblicato nel 2003, è un articolo lungo intitolato Pseudoscienza nelle scienze biomediche contemporanee, il caso della vivisezione. Ci ho messo nel titolo il fatto della vivisezione è una pseudoscienza. Mi sono arrivate repliche formali da questo, mi sarebbe potuto arrivare per esempio attraverso la redazione, mi potevano dire: professor Mamone, lei qui ha fatto un patatrac, perché ci sono arrivate delle confutazioni formali delle sue affermazioni. E le faccio notare che la rivista Biologi Italiani veniva stampata in qualcosa come più di 40.000 copie, diffusa in tutte le biblioteche tematiche. Quindi voglio dire, non è che io mi sono nascosto, che ho pubblicato l'articolo su una rivistina, no, sulla rivista che permetteva la massima diffusione delle mie argomentazioni. Ebbene, io una confutazione non l'ho mai vista. Allora io la cosa che ultimamente ho scritto un altro articolo, facciamo un po' di chiarezza sulla vivisezione, è pubblicato sul sito della Fondazione Hans Ruesch, ripreso da Come Don Chisciotte e da vari altri siti. Non mi arrivano confutazioni, ma io glielo dico anche perché non possono confutare un bel nulla, nel senso che i dati che io riporto sono dati autorevoli. Se qualcuno mi dice: guarda che lì ti sei sbagliato su questo numero, io faccio la verifica, e se per caso scopro che lui ha ragione, lo ringrazio e faccio la correzione, perché non sono un propagandista, io sono uno studioso. Quindi quello che è successo purtroppo è che dall'altra parte non ci sta quel minimo di serietà scientifica che consiste nel prendere uno che ha prodotto una confutazione di una certa pratica e confutarlo a sua volta, far vedere che si è sbagliato. Questo non ce l'hanno, per cui a me onestamente il dibattito pubblico, le pose gladiatorie, no, non mi interessano tanto, perché mi viene sempre il dubbio che la ragione per cui qualcuno che magari ha un tenore scientifico maggiore di un altro ci fa una figura peggiore è perché è stato meno abile a strappare la parola all'altro, oppure il moderatore non è stato bravo. Invece in forma scritta le cose ognuno se le può esaminare, vedere e dire: no, Mamone è un somaro oppure Garattini è un somaro, e lo può vedere in maniera molto più concreta e possibile. Questo è quello che io Garattini risponderei. Chi lo paga?
Sì, io sono Edoardo Gandini, mi occupo di benessere animale a livello europeo, nel senso che lavoro a Bruxelles e mi occupo di queste tematiche. Non voglio intervenire sul piano scientifico perché me ne occupo da un punto di vista politico, giuridico. Volevo rispondere al signore. Secondo me il motivo principale per cui non si riescono a organizzare questi confronti è perché comunque la controparte non si presenta, non li accetta. Questo è il motivo per cui non li si può portare a forza. Io aspetto da 10 mesi, dopo che l'università di un'associazione di studenti dell'Università di Pavia ha organizzato una conferenza sulla sperimentazione animale o vivisezione, invitando solo i pro sperimentazione, e mi hanno garantito che quanto prima avrebbero invitato me sul piano giuridico e un esponente del mondo scientifico contro la sperimentazione animale. Beh, io sono 10 mesi che aspetto una telefonata, nonostante numerosi solleciti non l'ho mai ricevuto. Al di là dei dati scientifici, siccome appunto io mi occupo dal punto di vista più che altro politico, volevo aggiungere un'ulteriore realtà che si è scoperta soltanto pochi giorni fa. È per un semplice collirio, quindi parliamo di un farmaco, di tantissimi farmaci che possiamo trovare in una farmacia, l'antitrust ha scoperto un patto segreto tra due case farmaceutiche, la Roche e la Novartis, e che ha causato un danno di 600 milioni di euro al sistema sanitario nazionale italiano. E insomma, c'era un collirio che costava lo stesso farmaco praticamente, uno che costava 1400 euro, uno che costava 15 euro, entrambe hanno spinto per fare commercializzare solo quello del 1400 euro, e anche la Roche, che sembrava non avesse nulla da guadagnarci, beh, poi basta vedere che la Roche è partecipata dalla Novartis. Quindi queste sono tutte notizie che sono in realtà, è vero che sono di dominio pubblico. Io credo che sia complicato fare le battaglie legali per tantissime ragioni. La prima, semplicemente di soldi. Questi qui sono lobby e industrie che hanno una quantità di soldi, io lo vedo a Bruxelles quando organizzano le settimane della scienza, sono impressionanti. E poi per altre ragioni, in Italia la class action esiste ma non è strutturata, insomma ci sono tante ragioni legali, forse Aldo le conosce meglio di me. Quello che io credo che siano ad attaccare su due piani, economico e politico. Economico, perché bisogna dirottare i soldi sulla ricerca senza animali e sulla ricerca tarata sull'essere umano. E questa è l'unica cosa che si può fare. In Italia abbiamo qualche esempio, c'è il CARE di Massimo Tettamanti, è un progetto che deve essere sviluppato, c'è la LIMAV, che è un'associazione di medici che è contraria alla sperimentazione animale, tra l'altro ho saputo che ha aderito anche la mia amica, che forse anche voi conoscete, Susanna Penco, recentemente. Questi sono progetti assolutamente da incoraggiare, e il lato politico è fondamentale. Il Movimento 5 Stelle è vero che è l'unica realtà politica che si sta facendo carico di questa situazione, e deve portare all'interno delle stanze, delle commissioni dove queste cose vengono decise, anche le associazioni, anche gli esperti che queste cose conoscono. Insomma, la direttiva europea, non voglio entrare nel merito perché dovremmo parlare per un giorno intero, è un pessimo esempio di testo giuridico, di testo legislativo, ma è